Transcendence. Quello di cui vi parlo oggi non è un caso recente. È comunque riuscito a catturare la mia attenzione. È un fatto che a suo tempo passò inosservato, ma credo che meriti di essere analizzato con più attenzione. Il 3 giugno del 2015, Lorenzo Cherubini, in arte giovanotti, venne invitato all'Università di Firenze per un incontro con gli studenti. Eventi di questo genere vengono organizzati molto spesso, che si tratti di personalità del mondo della letteratura, del cinema o della musica. C'è sempre molto da imparare dalle loro esperienze. Eppure, quel giorno di giugno, gli studenti presenti nell'aula magna dell'università avrebbero sentito pronunciare dal cantante delle parole che danno adito a numerose interpretazioni, anche di stampo cospirativo. Ecco quindi l'inquietante testimonianza. Anche in questo caso, per evitare problemi di copyright, sarò io a descrivervi quanto detto da Lorenzo durante l'intervista. Mi concentrerò in particolare su quelle che sono le frasi più importanti della sua testimonianza, quelle che ci aiuteranno a capire esattamente di cosa stiamo parlando. Successivamente, però, potete cercare nell'info box al mio video il link dove poter recuperare l'intervento nella sua interezza. Nel video in cui potete sentire per intero la sua testimonianza, sono state aggiunte anche delle considerazioni personali da parte dello youtuber che lo ha caricato sulla piattaforma. Il suo approccio è decisamente cospirativo, ma la mia opinione la lascerò per il finale. Adesso sì, possiamo dare un'occhiata a come si è svolse l'intervista. Lorenzo esordisce dicendo di essere stato invitato a un summit segreto privato, molto molto esclusivo, organizzato da una delle più grandi aziende del mondo nel campo di internet. A questo summit avrebbero partecipato le 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro. L'incontro sarebbe avvenuto completamente a porte chiuse, con l'esplicita proibizione alla stampa di partecipare o di portare l'evento. Lui sarebbe stato invitato in qualità di personaggio della cultura popolare italiana, un personaggio pubblico che rappresenta la tradizione, ma anche un percorso verso il futuro. Infatti la musica di Jovanotti si è avvenuta nel corso del tempo. Dopodiché, Lorenzo inizia ad elencare che tipo di persone si potevano trovare tra gli invitati, iniziando da premi Nobel, amministratori delegati di grandissime multinazionali, farmaceutiche, tecnologiche, eccetera, il capo della Banca Mondiale, attiviste per i diritti umani, le più importanti femministe, eccetera. Ma ci sarebbe stata una tipologia di personaggio pubblico completamente assente all'evento, i politici. La politica a quel summit era stata completamente lasciata da parte. E qui l'intervista inizia ad assumere un tono alquanto strano. Lorenzo avrebbe chiesto durante l'incontro il perché al summit non erano presenti personalità della politica italiana o estera. E la risposta che avrebbe ricevuto dagli organizzatori sarebbe stata: beh, perché i politici non servono, precisando poi che in quell'ambito la politica non era importante. Sei invitato mercoledì 26 giugno alle 21 alla Smart Money Night, una serata formativa completamente gratuita dove andremo a scoprire con l'aiuto di analisti finanziari esperti perché. Si decidono le cose non si decidono più a livello politico. La visione non è quella. La politica amministra questa situazione, ma non fa le scelte, anzi, non le fa più. Le faceva una volta e poi non le ha più fatte. In seguito Lorenzo esordisce dicendo: grazie al cielo le visioni ce le hanno altri. Intendendo con questo che un sistema dove la politica ormai sia solo di contorno e dove le grandi decisioni vengono prese da persone potenti in diversi ambiti, è decisamente meglio. Noi dobbiamo fare i conti con la contemporaneità. Sentendo quella gente parlare, sono uscito entusiasta. Entusiasta del fatto che comunque le cose si possono fare. E alla fine, una frase buttata lì, senza pensarci troppo. Vi ho raccontato un'esperienza reale, non è una teoria. Partendo dal presupposto che ho tagliato varie parti,
Alle vecchie punti che vi ho riportato spiegano perfettamente la situazione. Cosa ci sarebbe di così importante in questa testimonianza? Beh, analizziamola brevemente. Si parla di un summit segreto, al quale partecipano solo le personalità più potenti a livello mondiale. Il loro obiettivo è quello di prendere decisioni al posto dei politici. Tra l'altro, la politica viene messa totalmente in secondo piano, considerata ormai inutile e superata. Eppure, in Stato democratico, sono proprio i politici la voce del popolo, quelli che leggiamo affinché prendano le decisioni per noi. Ma secondo Lorenzo, la contemporaneità ha cambiato le cose. Ora, cosa capite voi in tutto questo? Ed è alla luce di questa testimonianza che si è proposta un'ipotesi. E se Jovanotti avesse partecipato a uno degli incontri annuali del gruppo Bilderberg, chissà di cosa parlo, avrà già notato le similitudini tra quanto da lui raccontato e le conferenze Bilderberg. Ma perché non avesse mai sentito parlare, ecco una breve spiegazione. Il gruppo Bilderberg è un incontro annuale, per inviti, di circa 130 partecipanti, la maggior parte dei quali personalità di spicco in campo economico, politico e bancario. La versione ufficiale ci dice che, durante queste riunioni private, vengono trattati temi di tutti i tipi, sociali, economici, eccetera. L'idea è quella di permettere alle personalità che vi partecipano di esprimere la propria opinione sui temi più scottanti a livello globale, proponendo il proprio punto di vista e possibili soluzioni. È un modo per confrontarsi, ma in nessun caso un summit per prendere decisioni in segreto. Eppure, questa enorme segretezza, perché le riunioni avvengono a porte chiuse, non è permessa in nessun caso la presenza di media, ha levato terreno fertile ai teorici della cospirazione, che collegano le riunioni alla costituzione del nuovo ordine mondiale. Credo che tutti sappiamo a cosa ci si riferisca quando si parla della teoria cospirativa del nuovo ordine mondiale. Se così non fosse, qui a destra nelle schede vi lascio il link a un mio vecchio video dove ne parlo. In verità, gli organizzatori della conferenza hanno spiegato più volte che la proibizione della presenza della stampa è solo tesa a garantire ai partecipanti una maggiore libertà di esprimere le proprie opinioni, senza doversi preoccupare che i media possano tergiversare le loro parole. Queste ragioni, però, non hanno mai convinto del tutto. Quindi Jovanotti stava parlando di uno di quegli incontri. Ma è proprio qui che troviamo la prima incongruenza. Lorenzo ha sottolineato la totale assenza di personalità politica al summit, la quale ha preso parte, mentre che al club Bilderberg vengono sempre invitati anche politici di spicco. Questo dovrebbe essere già sufficiente per far capire che la riunione alla quale ha partecipato non ha nulla a che fare con il gruppo Bilderberg. Nonostante questo, le sue parole fanno comunque trapelare un aspetto preoccupante. Perché se non si tratta del gruppo Bilderberg, chi ci sarebbe davvero dietro? Lui parla della più grande compagnia del settore internet. Sarà forse Google? E se così fosse, a chi prova a organizzare una cosa del genere? Cosa significa che è lì che si fanno le scelte e si prendono decisioni? Chi lo permette e perché? Potremmo continuare a porci queste domande e molte altre ancora. Ma sarebbe comunque difficile dare una risposta che valga per tutti. Ma spiegami una cosa, com'è che da anni stai cercando, continuando a cercare un lavoro serio che fai un telefono, che tu la ad ogni modo, sembra proprio che questo famoso incontro non fosse poi del tutto segreto. In effetti, dando un'occhiata ai commenti del video in cui viene riportata l'intervista, ne troviamo diversi simili a questo. Ma che Bilderberg era un camp di 4 giorni organizzato da Google. Gli italiani presenti oltre a lui erano la Poelka, il direttore delegato della Vodafone e l'imprenditore pugliese. Tutto si è svolto in Sicilia. Se ciò che Anna afferma fosse vero, il mistero di chi organizzò quell'evento è risolto, ma rimane da stabilire quale fosse il suo obiettivo principale. A questo punto, però, credo che sia arrivato il momento di dirvi la mia opinione. Se mi seguite da tempo sapete bene che non sono un amante delle teorie cospirative. Sono conscio del fatto che nella storia sono state anche confermate teorie del complotto.
pensiamo al progetto MK Ultra. Ma so anche che ce ne sono moltissime altre che non hanno davvero un impatto di quota. Però c'è qualcosa alla teoria della terra piatta. Ok, questi sono sicuramente due estremi. È giusto per dire che creare una teoria complottistica non è qualcosa di difficile. Basta convincere un buon numero di persone a diffonderla e la teoria si espanderà anche ad olio. Quella del nuovo ordine mondiale, tra l'altro, esiste da moltissimo tempo e non sembra del tutto strappalata come tante altre. Ora, la testimonianza di Lorenzo Cherubini può essere percepita in due modi. Il primo, che Lorenzo nella sua ingenuità ci sta dicendo che esistono davvero persone dal grande potere che agiscono nell'ombra decidendo il nostro destino, scavalcando le autorità competenti, i politici, quelli che abbiamo votato democraticamente. E questo ci avvicinerebbe senza dubbio a una visione dittatoriale, dove finiremo per diventare dei numeri, delle marionette, nelle mani di pochissime persone, il nuovo ordine mondiale. Ma la seconda possibilità è che Jovanotti intendesse che a quel summit gli invitati proponevano la loro visione di un futuro più giusto, delle soluzioni che potessero rendere il nostro mondo più vivibile, tutelato, privo di ingiustizia e discriminazione, delle semplici proposte da portare avanti e per le quali lottare. Se poi ci aggiungiamo la proposta di tecnologie che rendano la nostra vita più facile, l'energia più pulita, eccetera, non sarà stato proprio quello il senso della frase «Sentendo quella gente parlare, sono uscito entusiasta». Entusiasta dal fatto che comunque le cose si possono fare. Ma voi da che parte state? Quella testimonianza è davvero così inquietante come qualcuno vuol farci credere? O la sua chiave di lettura potrebbe essere un'altra? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video,